con Fabrizio Taito e la mister del Bra. Allora, 3-3 nel recupero con la Lavagnese, una partita che per certi versi all'inizio ha rispecchiato un po' Bravado, no? I giallorossi avanti 2-0, poi ripresi non subito come oggi, ripresi in maniera diversa con il Vado, comunque rimontati nel risultato. Bra di nuovo avanti, buona e bella la doppietta di Elam Dawi, che comunque si è fatto notare in questo giorno da titolare. Poi un secondo tempo comunque giocato da ambo le parti, la traversa di Mella che insomma poteva, con un po' più di fortuna, poteva dare un risultato diverso. Comunque una partita combattuta, quindi dal Bravi sono uscite due squadre che hanno combattuto per tutti i 90 minuti, Fabrizio. Sì, sì, non è che mi aspettassi una partita differente. È quello che vado a vedere nelle ultime due partite, che se tu fai 5 gol e porti a casa 2 punti, in riferimento a quello che avevamo fatto nelle scorse gare, dove il livello di attenzione e di compattezza era un po' il nostro cavallo di battaglia, sicuramente è un passo indietro questo, perché non si può andare in vantaggio 2-0 dopo 11 minuti e hai la partita in mano. Bisogna ragionare di più, bisogna gestire in maniera migliore questo tipo di gara. Poi a 5 minuti alla fine fai il 3-2, dopo un minuto riprendi gol. Questo è sicuramente un dato di fatto che ci deve fare riflettere in un campionato, come ho detto mille volte, molto equilibrato. Equilibrato, dove nessuna squadra è arrendevole, dove ci sono un livello di qualità molto, molto equilibrato. Quindi troppo nervosi, troppo. Non mi è piaciuto, a diversità di altre volte, non l'atteggiamento inteso come. Come voglia, come intensità. Non mi è piaciuta la risposta emotiva dopo il vantaggio, dopo i gol presi, e quindi è stata una partita che è diventata rocambolesca perché l'abbiamo fatta diventare noi, quindi da quel punto di vista lì non sono assolutamente soddisfatto. E come leggi quel pareggio immediato, quasi immediato, della Lavagnese? Una disattenzione difensiva, disattenzioni generali? Non abbiamo marcato in area, dobbiamo marcare sul terzo gol. Siamo stati disattenti perché hanno mosso la palla, è la stessa situazione della Carronese. Poi ha colpito un uomo a 3-4 metri di distanza da quello più vicino. È una situazione che è molto più semplice di quella che si pensa, perché non è un'azione articolata, non è un'azione corale, e quindi i ragazzi sono stati molto bravi nella fase offensiva, ma troppo disattenti a livello collettivo nella fase difensiva. Basta marcare in area, ognuno prende l'uomo vicino, invece siamo stati troppo leggeri, troppo disattenti. Poi chiudo, gli aspetti positivi sono ovviamente il timbro di Ciccio Casolla, che comunque continua a essere prolifico in zona gol, ma soprattutto la doppietta di Hichem, che all'esordio da titolare ha messo subito a segno due gol importanti. Sì, ha fatto una buona gara, c'era un po' di curiosità da parte di tutti di vederlo, ma ha confermato quello che di buono ci aspettavamo, quindi è una pedina in più, senza dimenticare che oggi è stato giù Riccardo, che ultimamente ha sempre fatto delle ottime partite, quindi questi sono tutti dei valori aggiunti, sono tutte delle pedine che danno la possibilità di mantenere alta la qualità della squadra. Però due partite così, fai 5 gol e porti a casa 2 pareggi, non va bene. Non c'è il timbro della squadra che ho visto in altre partite, quella solidità, quell'attenzione che deve essere maniacale, perché poi come cali dell'1% in questi campionati qua diventa poi troppo pericoloso. Quindi al di là degli esordi, delle cose, mi preme ragionare con i ragazzi su questo aspetto, che noi non possiamo sbagliare. Ecco mister, un po' il gioco della coperta, nel senso inizio stagione non riusciva a trovare i gol, adesso che Casolla l'ha trovato con continuità e Landoi si è sbloccato, armato, sta giocando bene, non riuscite a coprire dietro.
cosa c'è che non c'è all'inizio stagione oltre ai gol sul piano del gioco? E invece hai detto tu, c'è da riportare quell'attenzione di inizio anno sulla fase difensiva. Quello che ho detto prima, cioè l'aspetto difensivo è un aspetto collettivo. Quando noi abbiamo cambiato modulo, abbiamo preso, mi sembra, 5 gol in 7 partite, adesso ne abbiamo presi 5 in 2, quindi questo è sicuramente figlio di una serie di componenti. Quindi il calo di attenzione non dovrà mai essere per noi un sintomo di presunzione, di pensare che tanto comunque gol noi non lo prendiamo perché siamo stati ermetici per un po' di partite, che comunque in qualche maniera la raddrizziamo, perché comunque forse non ce lo possiamo permettere. Quindi va bene, prendiamo il punto e ci avviciniamo un pochino alla zona per uscire, però queste due partite qua francamente non è che mi aspettassi di fare 6 punti, non mi aspettavo questa involuzione dal punto di vista dell'attenzione, dell'atteggiamento. Non deve essere un dito puntato nei confronti di nessuno, però noi con la partenza che abbiamo avuto non possiamo permetterci questi atteggiamenti di pressapochismo. Non è possibile, non dobbiamo immediatamente ritornare a essere quelli che siamo stati fino a Sarzana, dove fare gol a questa squadra qui era veramente complicato, e non dobbiamo farci venire braccino corto, dobbiamo ragionare con calma su questi aspetti e abbiamo 2 partite per ritornare a essere quelli che sappiamo di poter essere, perché comunque la squadra negli ultimi 2 mesi ha fatto veramente bene, quindi a maggior ragione sono dispiaciuto per quello.